La bellezza contro le mafie. L'intervista. Il nostro prossimo ospite è una donna instancabile, una politica eletta da pochissimo presidentessa della Commissione Antimafia Europea ed è lei, Sonia Alfano. Ciao Sonia! Ciao, buon salve a tutti! Un bellissimo riconoscimento questo, credo che sia però il giusto riconoscimento per il tuo lavoro. Ah, io lo considero il riconoscimento del lavoro di tanti, perché dietro il mio lavoro c'è il sostegno instancabile di tante persone che ci seguono e che quotidianamente insomma ci ricordano quell'assunzione di responsabilità che la politica dovrebbe mostrare, soprattutto quel richiamo continuo dal punto di vista etico. Abbiamo Però mi spieghi dimostrato... nel concreto che cosa fa una commissione parlamentare antimafia europea? Allora, considera che è la prima volta che il Parlamento europeo ha una commissione che si occuperà appunto di crimine organizzato, corruzione e riciclaggio di denaro. Il mandato è molto forte e molto importante. Noi abbiamo il compito di monitorare in 27 paesi europei il radicamento delle mafie, che non sono soltanto quelle italiane, questo è un monitoraggio che abbiamo già fatto precedentemente. Le mafie che operano nel contesto europeo sono, oltre a quelle italiane, quindi Camorra, Cosa Nostra, 'Ndrangheta e la Sacra Corona Unita, che si sta riorganizzando su alcuni contesti pugliesi, ma abbiamo rilevato la insistente presenza delle mafie africane, specie di quella nigeriana, della mafia dell'area balcanica. La mafia russa è veramente molto molto forte, mafia cinese, già giapponese e tutti quei piccoli contesti di crimine organizzato che poi, a seconda insomma degli interessi che seguono, decidono insomma lo schieramento di appartenenza. Noi abbiamo il compito appunto di eradicare il loro monitoraggio, di fare uno screening, una fotografia un'istantanea e al tempo stesso di redare una proposta normativa, una proposta legislativa e una proposta anche dal punto di vista operativo. In parole povere, il nostro obiettivo è quello di giungere ad un testo unico antimafia, quindi tutti i 27 paesi europei che parlano la stessa lingua. In questo inseriamo anche il riconoscimento del reato di associazione mafiosa, che sappiamo esiste soltanto nel nostro paese, di conseguenza il regime di carcere duro, ma soprattutto l'aggressione dei patrimoni, che non sarà soltanto aggressione dei patrimoni dei criminali, ma soprattutto dei loro fiancheggiatori e delle persone che poi hanno coperto le loro attività illecite. Io Sonia spero di riaverti mia ospite e di poter commentare l'attività della Commissione parlamentare antimafia europea, e anche questo forse è un modo per essere più vicini a delle risposte che credo meritiamo tutti. Grazie Sonia per il tuo impegno, sempre per essere sempre con noi. La bellezza contro le mafie, grazie. Grazie. Per non dimenticare.